ragazzi, mi raccomando, guardate tutto questo video perché compreremo due giocatori straordinari e soprattutto subiremo un colpo di scena. Non vi dico a che minuto, guardate tutto il video perché succede qualcosa di assurdo. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giù360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 13 con la carriera di allenatore con il Napoli su FIFA 19. Che cosa faremo in questo video? Cercheremo di fare un bel po' di mercato. Di sicuro ovviamente finiremo questi due mesi di nulla, passeremo ufficialmente alla seconda stagione della carriera e vediamo un po' fin dove riusciamo ad arrivare. L'unica cosa che voglio fare in questa ultima parte di stagione è quella di prendere un portiere a parametro zero. Nel sondaggio a tre tra Buffon, Cech e Casillas ha vinto Buffon, ma purtroppo si vuole ritirare e quindi non possiamo prenderlo a zero. Gli altri due sono Cech e Casillas, hanno la stessa identica valutazione, hanno solo però un anno di età di differenza, quindi preferisco prendere Cech. Tra l'altro Ospina è in prestito al Napoli, quindi l'anno prossimo per prenderemo Ospina e prenderemo Cech. Siamo a posto così, fuori uno, dentro un altro. Qualcuno di voi mi ha consigliato anche Areola, solo che si è appena unito alla Roma e quindi non possiamo prenderlo. Il nostro Cech comunque ha accettato tutto, anche il ruolo del turnover, uno stipendio relativamente basso per un portiere comunque abbastanza forte, 500.000 euro di bonus, e vediamo un po' che cosa ci dice. Offerta equa, molto bene, Cech l'abbiamo preso, viene addirittura con il caschetto, cioè lui praticamente vive con il caschetto in testa. Molto bene. Sto seguendo anche Uce, per chi è interessato, solo che è ancora molto debole, 69 di valutazione, non ci può essere utile. Vedremo comunque più avanti. A questo punto io direi di avanzare di settimana in settimana, se ci arriva qualche offerta ve la faccio vedere. Io nel frattempo faccio gli allenamenti e se non succede nulla ci vediamo direttamente con la seconda stagione. È tutto pronto ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati ufficialmente alla seconda stagione di questa carriera. Non ci resta che impostare automaticamente gli allenamenti che abbiamo già programmato con Meret, che è arrivato ad 85 e deve ancora continuare a crescere, può fare ancora di più. Intanto possiamo notare dalle notizie che il Manchester United ha vinto la Champions League. Ok, complimenti a loro. E noi abbiamo subito la Supercoppa contro la Juve. Bene, andiamo però a vedere il budget, che è di 113 milioni. Budget molto molto alto. L'anno scorso su FIFA non avevamo questi budget. Sono contento che li abbiano aumentati, come giusto che sia. Cavani è sceso ad 87. Anche Hamsik e Mertens sono scesi. Se non sbaglio erano entrambi 87. Comunque va bene, c'è da fare qualcosa e la faremo. 121, ho avanzato di un giorno e i soldi sono apparsi dal nulla, perché Kirikesh ha lasciato la squadra, molto bene, e sono arrivati a parametro zero Pato e Cech, e ovviamente anche Lavezzi, molto bene. Adesso ci siamo tutti e voglio iniziare questo calciomercato facendo una piccola pazzia. Higuain è tornato alla Juventus, Cavani non ci ha convinto, io penso che lui sia di troppo adesso nella Juve, quindi voglio fare una cosa, contattiamo la Juventus, scambio alla pari Cavani, Higuain, se ci stanno bene, altrimenti no. Così, voglio provare Higuain, 50 di valore di mercato, vediamo il valore di mercato di Cavani, 47, leggermente inferiore perché forse ha un anno in più. Vediamo che cosa ci dice la Juventus però. Vogliono un centrocampista, un'ala o un difensore centrale? Non vi posso dare nessuno, non vi posso dare nessuno di questi giocatori. Verdi magari, ma ci sparate 60 milioni minimo. Vediamo un po' che cosa
cosa ci dicono. Sì, 63 milioni più Verdi, allora andate via. Però lo scambio Cavani-Higuain alla pari ci poteva stare, eh. Loro però vogliono giocatori di altri ruoli. Va bene. Stavo leggendo un po' tutti i nomi di mercato che mi avete consigliato e mi interessa veramente lui, Arthur del Barcellona. Ha 22 anni e ha un potenziale di 90. Visto che Hamsik purtroppo sta calando e da qui in avanti continuerà a calare, abbiamo bisogno di un centrocampista giovane che prenderà il suo posto. Arthur secondo me è perfetto. Ha un valore ovviamente molto alto, ma noi i soldi li abbiamo e per fare il salto di qualità dobbiamo spenderli. 55 milioni secchi. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Forse ne vogliono di più, 76. Però qui parliamo di cifre veramente importanti per un ragazzo di 22 anni. 60 milioni puliti. Che cosa ci dicono? Offerta equa. Ok, 60 milioni, dai, possono andare. Mi avete fatto venire un colpo con quella controfferta. Per fortuna che non ho accettato, perché i soldi li avevo, eh. Avrei buttato praticamente 20 milioni. Veramente bello acquisto questo. Mi piace anche perché non l'abbiamo mai avuto, quindi possiamo variare e provare nel tempo più giocatori possibili. Accettiamo comunque tutto. Stipendio altino, 100.000 a settimana, ma li merita. A questo punto abbiamo un budget ancora alto, 60 milioni, e io direi di aspettare. Vediamo se ci arriva qualche offerta e poi ragioniamo, perché la squadra è buona, non vorrei buttare i soldi. Forse ci servirebbe solo un terzino sinistro a livello di titolari. Vediamo, vediamo comunque. Voglio mettere qualcuno sul mercato, ad esempio Karnesis, Malquit, tutti i giocatori che magari vendendo possiamo accumulare qualcosa. 11 milioni per Grassi dallo Schalke. Accettiamo, perché dentro Arthur fuori Grassi e siamo a posto numericamente. Prestito per Upamecano? Ma che cosa significa? Un prestito per un giocatore fortissimo che non è neanche nella lista dei prestiti e dei trasferimenti. Ma ovviamente si rifiuta. 7 milioni per Karnesis. Invece qui accettiamo subito. 400.000 euro per Anastasio. Via, fuori. 16 milioni e 5 per Maximovic. Qui si può accettare. Ha un valore di 14. Si può chiedere qualcosa di più, forse sui 18. Anche a 20 si può arrivare se ci veniamo incontro. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Affare fatto, molto bene. Maximovic venduto. Younes, sono 10 milioni. Praticamente la società ci dice che più di questo non possiamo ricevere. Sapete che vi dico? Io accetto, perché sono 10 milioni che ci possono essere utili. Younes ha fatto molto bene, ma ha 25 anni, ha giocato 4 partite e quindi preferisco magari comprare un giovane che costa di meno e che soprattutto appunto ha un'età inferiore, che col tempo può crescere. Questo è il mio ragionamento. Fidatevi ragazzi che stiamo costruendo un Napoli veramente, ma veramente forte. Il nostro budget è salito a 106 milioni. Abbiamo fatto bene a fare determinati sacrifici, conservando comunque tutti i titolari. Adesso però, per migliorare questa rosa, dobbiamo necessariamente prendere un terzino sinistro, perché Ghoulam, diciamo che tra virgolette, è il punto debole. Ma vi ricordo che Hernandez è un terzino sinistro che può giocare anche difensore centrale, quindi visto che i terzini sinistri in giro sono pochi e il classico Grimaldo l'abbiamo sempre già preso, io direi di far scalare Hernandez a sinistra, con ovviamente un buco vuoto che verrà riempito da difensore che stiamo per acquistare. Ci vuole un colpo di mercato per cambiare la difesa e io l'ho individuato. Milan Skriniar dell'Inter. Difficilmente lo prenderemo perché ha un valore altissimo, 52 milioni, ma la società ci dice che almeno 68 dobbiamo spenderli. Io comunque ci provo, contattiamo l'Inter. Io direi di partire su una base di 65 con un bonus, anzi con una clausola di rivendita del 15%. Vediamo un po' che cosa ci dice Spalletti. 93 alla faccia. Siamo fuori strada qua, completamente fuori strada. 75. Non posso spendere tutto il budget per Skriniar però, 88. Facciamo 80? 80 e siamo tutti contenti, Skriniar? Vediamo un po'. Affare fatto. 80 milioni per Skriniar. Il grande colpo in difesa l'abbiamo fatto. Ruolo cruciale, 5 anni di contratto. Ovviamente accettiamo
abbiamo tutto senza clausola rescissoria, perché Skriniar non si venderà mai e secondo me ci chiede uno stipendio alto, anzi dobbiamo farlo noi, quindi provo con 120 più un bonus di 1 milione. Vediamo un po' che cosa ci dice Skriniar. Offerta equa, hanno accettato e quindi ci portiamo a casa Skriniar, che non somiglia per niente alla realtà. Ma l'importante è che è forte, poi può essere anche un'altra persona, ma basta che è forte. A questo punto la formazione titolare è questa. Io direi che siamo messi molto molto bene. Se dovessi individuare dei punti deboli, purtroppo l'individuo in Cavani, Mertens e Hamsik. Non adesso, ma alla lunga, perché tutti e tre sono destinati a calare, anzi, sono in calo. Fortunatamente abbiamo preso Arthur al posto di Hamsik, tra virgolette, ma Arthur ovviamente partirà dalla panchina, ma nel giro di 6 mesi Hamsik calerà ancora, quindi a quel punto subentrerà Arthur e quindi giocheremo in questo modo. Questa è l'idea. Poi abbiamo tanti giocatori che possiamo vendere per accumulare ancora più soldi, però io direi che per il momento ci siamo. Buon mercato secondo me, un ottimo centrocampista e un grandissimo difensore centrale. Offerta per Anastasio, ecco qui, bisogna vendere questi giocatori per accumulare più soldi. Magari non ve le faccio neanche vedere queste piccole offerte, però sappiate che se ci arrivano ovviamente le accettiamo. Non voglio concludere però questo video senza aver testato la rosa, altrimenti rimaniamo con l'amaro in bocca. Quindi la partita contro la Juventus la andiamo a giocare adesso. Se non ci arriva più nulla, possiamo andare direttamente a sfidare la Juve nella finale di Supercoppa. Gli allenamenti ovviamente li continuiamo a fare, non vi preoccupate che Vinicius Junior e Meret stanno crescendo alla grande. Zielinski si sente sollevato, molto bene, anche io mi sentirò sollevato in caso di vittoria contro la Juventus. Aspetta a parlare Zielinski. Formazione titolare comunque, Mertens è sceso da 86 a 85, avete visto? Vediamo, vediamo un po', un altro anno ovviamente ce l'ha ad ottimo livello, però bisogna pensare anche al futuro. Formazione confermata con ovviamente il capitano che sarà Hamsik. E andiamo a giocare questa sfida. Concluderemo ovviamente questo video giocando e testando la rosa. Maglietta azzurra per noi se il gioco me la fa selezionare. Molto bene, queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, anche la coreografia di Ronaldo, e siamo all'Allianz Stadium. La Supercoppa si gioca in casa della Juve. Ok, una difficoltà in più per noi. E inizia adesso Juventus-Napoli. Cavani diventa buona per Marek Hamsik, che può accelerare con calma la stessata di prima dentro. Bellissimo per Cavani che me lo sbaglia così. Hai delle banane al posto dei piedi, Cavani. Delle banane. Se lo mettessimo sul mercato e vediamo un po' che offerta ci arriva, non lo so. Vedremo. Mertens comunque dentro per Vinicius Junior, che di rovesciata, che cosa ha fatto proprio contro la Juventus di Ronaldo. Ragazzi, rovesciata pazzesca di Vinicius Junior, io non ci credo. Cioè, ieri sera abbiamo fatto una rovesciata con Mertens pazzesca e adesso facciamo una rovesciata incredibile con Vinicius Junior. Cioè, guardate che rovesciata ha fatto, mamma mia, visto anche da 1000 angolazioni. Non so scegliere tra questa di Vinicius e quella di Mertens. Secondo voi qual è quella più bella? Portiere immobile anche qui comunque, è entrato nella videocamera. Mamma mia. Comunque 1-0, la sblocca Vinicius. Secondo me da quando Ronaldo ha fatto quella rovesciata pazzesca contro la Juve, qui su FIFA hanno un po' esagerato con le rovesciate. Poi non lo so, magari questa è la mia impressione. Cavani diventa buona per Mertens che sbaglia. Risponde la Juve però, Dybala, pallone fuori. Mamma mia, qualcuno ha bucato la porta. Sei stato tu, Meret. Bravo, così segnano e non si capisce. Hamsik diventa buona per Insigne. Mertens 1-2 che si chiude. Bravo Lorenzo, fai la finta. Ok, mettila dentro con il tuo piede per la rovesciata ancora. La fanno sempre quando premo LT. Insistiamo comunque. Mertens, Zielinski per Insigne. Cavani il corridoio per Dries, che con il destro non riesce a tirare perché da dietro arriva qualcuno. Ma stiamo giocando bene però. Ci vorrebbe ovviamente il secondo per chiuderla. Vinicius diventa buona per Hamsik, che sbaglia tutto ma vince il rimpallo. Mertens appoggia per Cavani che allarga. Non è vero? Arriva Vinicius che ti sbaglia e poi di testa colpisce. E poi il pallone viene bloccato da Szczęsny. Non mi fido di questo 1-0. Assolutamente no. Contrattacca la Juventus. Bernardeschi per Ronaldo. Stiamo attenti, Ronaldo. Ronaldo col mancino. Parata di Meret. Si è allenato tanto quest'estate, Meret. Non
non si farà battere più così facilmente. Pallone dentro, allontana via Vinicius che fa pure il difensore. Contropiede, molto bello, come siamo ripartiti. Dries è tua, è tua, è tua, è tua. Con il piattone, no, no, Dries Mertens. Perché? Perché? Troppo piatto. Il pallone è uscito di 2 mm. Cavani, ennesimo contropiede. Dai, però almeno uno bisogna concretizzarlo. Vinicius Junior, il cross per Insigne che si butta. Forse era meglio tenerla con Vinicius. Cavani però ha tocco per Amusic. Mertens si gira e da 2 metri non può sbagliare. Sbaglia la prima, ma non la seconda. Dries Mertens 2-0 Napoli. L'uomo delle grandi occasioni, Mertens. Gol decisivo contro il Milan alle semifinali di Coppa Italia. Doppietta in finale con rovesciata pazzesca. E gol ancora alla Juventus in finale di Supercoppa. Attenzione qui, pallone dentro. Mamma mia, che frustata ha dato Ronaldo. Pallone sul palo. Anche sfortunata la Juventus. Vinciamo anche un rimpallo. Quando le cose ci vanno bene, ci continuano ad andare bene. 2 di recupero e l'arbitro fischia. Non c'è più tempo. Battiamo la Juventus e ci portiamo a casa la Supercoppa con i trofei della carriera che diventano 2. Molto bene, non ci resta che vedere l'alzata della coppa. Marek Hamsik è ancora in forma per essere titolare e per alzare la coppa. Ma l'anno prossimo, secondo me, le cose cambieranno un po', soprattutto se Marek continuerà a calare. Comunque, pensiamo adesso, alzala al cielo Marek, alzala di più, non la tenere lì fissa davanti, alzala, niente, le mani bloccate. Va bene, non importa, comunque, alzata, una schifezza questa coppa da Marek Hamsik, ma va bene così, l'importante è averla alzata. 8 tiri a 6, la Juventus qualcosa ha costruito, noi siamo stati bravi a concretizzare. Premio torneo, 1,5 milioni, stop le trattative per i 2 giovani, tra virgolette, che ho ceduto. Va bene, e Zielinski si sente sollevato, molto bene, me l'avevi anche già detto prima, però non fa niente. A questo punto direi di avanzare. Facciamo l'ultima settimana, vediamo se ci arriva qualcosa. Offerta per Vinicius, è il fake che abbiamo in panchina, accettiamo. Offerta per Anastasio, accettiamo. Speriamo che trovi l'accordo questa volta. 65 milioni per Cavani. Io devo accettare ragazzi. Per il bene della carriera io devo accettare. Pagato 75, ma questi sono fuori di testa, eh. A un valore di 47 mi offrite 65. Secondo la società posso addirittura chiederne 89. Proviamo a trattare, con il rischio di far saltare tutto però, eh. Cioè, è veramente una cifra alta. Io ne chiedo 75, non di più, eh. Non di più perché va bene così. Vediamo un po' che cosa dicono. Affare fatto, venduto Cavani praticamente per la stessa cifra a cui l'abbiamo acquistato. Ed è anche più debole di quando l'abbiamo preso noi. Questa è un'offerta folle, cioè non si poteva non accettare. Mi dispiace per Cavani, che è uno dei miei giocatori preferiti, ma ha fatto male, gli abbiamo dato fiducia, ci è arrivata un'offerta impossibile da rifiutare e noi l'abbiamo venduto. Colpo di scena all'ultimo minuto del video. Offerta anche per Malquit. No ragazzi, aspettiamo un po' perché bisogna un attimo piazzare i giocatori che dobbiamo vendere. E Malquit è una riserva, quindi poi ci manca un pezzo. No, ragioniamo. Vendiamo Cavani, aspettiamo che ci arrivi l'ufficialità, poi penseremo al sostituto. Io ho già in mente un paio di nomi e poi valuteremo un po' che cosa fare. Detto questo ragazzi, io il video lo concludo qui con un colpo di scena finale. Se siete arrivati fin qui, scrivete qui sotto nei commenti colpo di scena, così vedo tutti quelli che hanno visto il video fino alla fine. Nel prossimo video comunque giocheremo contro la Fiorentina, contro l'Udinese, contro la SPAL e finiremo ovviamente tutto il calciomercato. Speriamo bene, purtroppo la cessione di Cavani ci sta ragazzi, per il bene della carriera abbiamo dovuto accettare per forza, era impossibile rifiutare. Detto questo, io vi saluto ragazzi, ci vediamo o stasera o domani con un nuovo video della carriera, ancora non lo so perché vorrei provare a fare anche qualcosa di diverso dalla carriera, quindi qualche video su tutto oppure qualche video speciale, non lo so, vediamo. Comunque, se qualcosa uscirà stasera vi terrò aggiornati su Instagram. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo con un prossimo video. Bella!